Alle ore 10.30 di oggi è stata eseguita la prima vaccinazione contro il Covid-19 presso l'Umberto I di Enna. La signora Grazia Perricone, caposala del reparto Covid, è stata la prima operatrice sanitaria ad essere vaccinata. I carabinieri del Comando Provinciale di Enna, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato a Piazza Armerina un servizio straordinario di controllo per il contrasto al lavoro irregolare e per la verifica del rispetto delle disposizioni anticontagio. Nel corso del servizio, i militari hanno ispezionato un'attività di rivendita di prodotti alimentari del centro, che aveva omesso di affiggere all'ingresso il cartello obbligatorio a indicare il numero di quanti clienti potevano entrare contemporaneamente nel locale, e trovavano all'interno oltre 20 clienti senza che fosse garantita la distanza minima. Inoltre non era stato predisposto un percorso differenziato per i fornitori esterni dei vari prodotti alimentari. All'interno dell'attività è stata anche individuata una telecamera non autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Enna, potenzialmente idonea al controllo a distanza dei lavoratori, vietato dalla legge. Alla ditta sono state contestate sanzioni amministrative per 2.000 euro per le violazioni delle disposizioni Covid-19 e penali per 3.000 98 euro per la presenza della telecamera non autorizzata. La senatrice Cirinnà, responsabile nazionale diritti del Partito Democratico, scrive al sindaco di Barrafranca Accardi a seguito delle polemiche nate dopo l'omelia di padre Nicolosi su cosa sarebbe o non sarebbe una famiglia. La senatrice si rivolge al sindaco, sottolineando che le sue dichiarazioni sul fatto che le famiglie arcobaleno rappresentino la moda del momento non sono degne del ruolo di un sindaco, che dovrebbe preoccuparsi del benessere dei propri cittadini e delle proprie cittadine, qualunque sia il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere. Il 2020 si è concluso e arriva l'augurio del sindaco di Enna, Maurizio Di Pietro. L'anno che sta per finire, afferma il primo cittadino, resterà segnato nella memoria collettiva per la pandemia da Covid-19, che ha costretto l'intera umanità a confrontarsi con un nemico subdolo e sconosciuto. Un evento imprevisto e imprevedibile che ha fatto venir fuori il meglio di noi, sia in termini di istituzione che di valori umani. Di Pietro sottolinea la riscoperta di valori come la solidarietà e l'importanza del rispetto delle regole. Il sindaco ha ripercorso le fasi cruciali del 2020, riconoscendo il grande impegno del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. L'assistenza economica garantita a 1.200 nuclei familiari ennesi e alle attività economiche. Possiamo e dobbiamo, prosegue, guardare ai mesi a venire con la consapevolezza che il peggio è ormai alle nostre spalle e che anche grazie alla possibilità di vaccinazione potremo gradualmente ritornare alla normalità. Il miglior augurio che posso farvi, conclude il primo cittadino, è quello di un celere ritorno alla normalità. Walter Giuffrida è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Troina. Dopo le dimissioni di Gaetano Monastra dalla doppia carica di consigliere e di presidente, il consesso civico ha provveduto alla nomina del nuovo consigliere Silvana Palmigiano e all'elezione del neopresidente. Il Consiglio Comunale di Regalbuto ha approvato la mozione One Europe, presentata da Volt, per far diventare Regalbuto comune promotore dell'idea di un'Europa unita, libera e forte. Il comune si impegnerà a installare dei cartelli all'ingresso del paese, con su scritto Città per la Repubblica d'Europa, e verranno organizzati eventi per l'approfondimento dell'idea federalista. L'associazione Il Solco, in collaborazione con le parrocchie di Sant'Anna, guidata da Don Giuseppe Fausciana, e dalla parrocchia di San Giovanni, sotto la guida di Don Giacomo Zangara, l'agenzia Meffi e la tabaccheria Capasso, consegnerà 50 calze piene di delizie al cioccolato, caramelle e dolciumi nelle case di alcuni bimbi della città di Enna, le cui famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Abbiamo pensato, afferma il presidente dell'associazione Salvatore Astorina, che dolcezza è anche sinonimo di sorriso e per questo abbiamo voluto portarlo come dono simbolico in decine e decine di famiglie. In un anno difficile come quello trascorso, prosegue Astorina, non abbiamo voluto fare mancare il nostro piccolo contributo per i bambini meno fortunati della nostra comunità. Domani, 1 gennaio, la raccolta differenziata nella città di Enna per le utenze domestiche sarà svolta regolarmente. Per le utenze non domestiche, il servizio sarà svolto solo nel turno antimeridiano. I centri di raccolta comunali di Contrada Scifitello e Contrada Venova rimarranno invece chiusi. Per le utenze domestiche, il calendario prevede stasera il conferimento della carta e del cartone e per venerdì sera, 1 gennaio, il conferimento dell'umido. Per le utenze non domestiche, è prevista la raccolta della carta venerdì mattina e dell'umido sabato mattina.
Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it e i nostri canali social. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennatv.com. A tutti voi che ci seguite con affetto giungano i nostri più sinceri auguri di buon anno.